Rush verso il drago con i sub su questo snapshot. E non mi dico nient'altro. Allora ciurma, benvenuti in questo nuovissimo video nello snapshot 20V07A. Ragazzi, è uscito appunto lo snapshot da pochissimo e hanno aggiunto i piglings, quindi già l'avrò messo in miniatura, già avete capito che cosa sono. Oggi ragazzi proveremo a catturarne uno e a portarlo nell'overworld. Però come sempre ragazzi, prima di iniziare vi ricordo di supportare al massimo questa serie con lo snapshot sulla nostra vanilla principale, visto che ormai è ritornata sul canale, come vedete, in modo abbastanza fisso, che già è la seconda settimana che la stiamo portando. Mi raccomando a tutti quanti, lasciate un mega mi piace, cerchiamo di superare i 10.314 like, così nel prossimo episodio ragazzi andremo a sfidare due Wither Boss. Allora, bene o male mi sono già leggermente documentato sui piglins. Di per sé non sono altro che i pillagers del Nether, con la cosa che gli piace tantissimo l'oro. Quindi noi adesso ragazzi abbiamo tipo quasi uno stack di oro. Dobbiamo craftarci un'armatura in oro. Ora non so se ho altri pezzi di armatura in oro, credo proprio di no. E invece sì, ho una chestplate. Niente male. Ci siamo già risparmiati 8 pezzettini d'oro. Perché ragazzi, da oggi, da questo snapshot, finalmente l'oro è ancora più utile. Perché prima l'oro serviva per fare la golden apple, gli attrezzi in oro, ma ok. E di per sé basta, cioè non ci potevi fare più di tanto. Da oggi ragazzi, può essere utilizzato per tradare con i piglins. Ed è una cosa fighissima, e soprattutto adesso ho fatto un'armatura in oro. Per quale motivo? Perché da come ho capito, i piglins, se ci vedono belli con l'armatura in oro, non dovrebbero attaccarci. Non dovrebbero. Poi non è detto che funzioni come cosa. E quindi sì ragazzi, se oggi riusciremo a catturare il nostro piglins, mamma mia di lag, di freeze su snapshot, gli dovremmo dare anche un nome nel prossimo episodio. Qui mi raccomando ciurma, scrivimi qua sotto nei commenti che noi possiamo dare al nostro piglins, sempre se riusciremo a portarlo nell'overworld. E ragazzi, entriamo dentro il Nether. Ragazzi, soprattutto voglio dirvi una cosa importantissima. Questa sera, ciurma, alle 20.00, Rush verso il drago con i sub su questo snapshot su Twitch alle 20. Link in descrizione e non vi dico nient'altro. Do di tutto giù in descrizione, non mancate. Ok ragazzi, allora siamo nel Nether. Allora 60 minuti e dobbiamo un attimo andare ragazzi qua vicino, perché dovrebbero spawnare, beh, qua vicino. Intanto come prima cosa ragazzi, Yuglit, intanto il suono è bellissimo. Se li andiamo adesso ragazzi a killare, ci daranno della pelle e della carne di maiale. Ok, abbastanza strano come cosa, ma ok. Abbiamo come sempre i pigmen. Ma adesso in giro potremmo trovare appunto i piglins. Ragazzi, cerchiamoli, mi raccomando. Dai, incominciamo subito ad andare alla ricerca. Dobbiamo fare attenzione perché probabilmente ci attaccheranno. Sono come i pillagers. A meno che non... Che bel bagno caldo sta facendo lui. A meno che, come dicevo all'inizio, non indossiamo un'armatura d'oro. Io porto con me anche l'altro oro per poter iniziare a tradare con loro. Perché ragazzi, se noi droppiamo dell'oro... Ma quanto sei piccolino tu! Aia! Raga, ma... Cosa? Perché mi ha attaccato e... Lui non mi attacca. Aia! Oh! Ma mi fa tipo volare. Ma ti uso come lanciatore per l'elitra. Funziona. Ok ciurma, allora, quindi nello snapshot hanno fatto anche... Oh! Ragazzi, abbiamo trovato i piglins. Non tutti il male viene per nuocere, anche quando ti spacchi le gambe. Ragazzi, ecco qua dei baby piglins. E dovrebbero farci male. Vediamo. Ah, no, lui non ci attacca. Non ci attacca. Però, ragazzi, diamo dell'oro. Se lo prende e non fa... Perché Baby Pig non trada. Ora sarà per sempre distratto dall'oro, ragazzi. Sì. Se l'è preso e basta. Give me the gold. Ora call the police. Ciurma, mi sa che li abbiamo trovati. Li vedo là sotto. Allora, tu mi vuoi attaccare? Tu mi vuoi attaccare? Peccati questo. Ragazzi, vedete, ci sono delle frecce. Perché lanciano delle frecce? Che li stanno lanciando? Regà? No, tu vattene via. Mi sa che... Non ti sei arrabbiato con me, vero? No, ok, bravo. Raga, stanno attaccando loro, non so perché... No, fra. Ma che mira di schifo che c'hai. Allora, raga, come detto, questi qui sono i piglins. Dobbiamo attirarli verso di noi, perché voglio portarne uno a casa. Ma adesso vediamo se funziona la tattica dell'armatura. Vediamo subito l'armatura. Facciamoci full oro. Come vedete... Non ci attaccano più. Non ci attaccano più, ragazzi. E adesso, se gli diamo tipo un pezzettino d'oro, lo raccolgono
guardate. E spam, 3 funghetti. Vediamo ancora dell'oro. Guarda, spam, carne marcia, 8 di carne marcia. Altro oro. Danno anche dei blocchi molto interessanti, vedete. 3 di flint, niente male. Ma soprattutto, se abbiamo fortuna, danno anche le Ender Pearl. Le ho chiamate, giurma, le ho chiamate. Oggi sono magico, non lo so. E nella rush verso il drago questa cosa può essere veramente utile. Vediamo lui cosa ci dà. Altra flint. Cioè ragazzi, è della Soul Sand. Ora non so però, se droppiamo un pezzo di armatura cosa fanno. Penso se la vanno a indossare. Cioè adesso ragazzi, Warped Fungi. Aia. Dai, ma che cacchio vuoi. Vabbè, basta, su. Ciao. Comunque sono veramente bellissimi. Poi il fatto che hanno tipo le zanne così, sono troppo belli. E adesso venti in Nether è ancora più vivo. Mancano ragazzi, secondo me, sapete cosa? Gli accampamenti, come ce ne sono per i pillagers. L'accampamento dei pillagers, che problemi hai tu? Ma quanto corre? Mancano gli accampamenti dei piglins. Ma devo dire ragazzi che veramente niente male. Ma adesso è arrivato il momento. Dobbiamo portarne uno verso casa nostra. Quindi cosa, come facciamo ragazzi? Semplicemente ci mettiamo di nuovo l'armatura innederita. Ma dovrebbero riattaccarci. Eccolo qua già che arriva. Salve. Vieni con me. Vieni, vieni. Aia. Seguimi, sì, 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 bravo. Seguimi, bravo. Da bravo, sì, sì. Bravo, seguimi. Vieni qui, vieni qui. Come on. Dovrebbe seguirmi. Eccolo qua. Vieni qua. Dovremmo essere comunque bene o male vicini al portale. Volendo potremmo fare anche un altro adesso. Ma non è importante questo. Ci possiamo arrivare pian piano. Aia. Beh, bravissimo. Vieni qui, vieni qui. Seguimi, seguimi. E ciurma, qua sopra dovremmo avere... Qua c'abbiamo la fortezza. Il portale sta là. Siamo già arrivati. Piglins, dove sei? Eccoti qua. Come on. Let's go. Bravo, bravissimo. Aia. Naturalmente dobbiamo fare adesso una stradina per farlo scendere. Dove sei finito? Ah, ma certo, non puoi salire. Ma certo, ma certo. Ora puoi salire. Aia. Fra, ti sei un pochino bagatello, mi sa. Vieni. Sali, 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 seguimi. La cosa bella, ciurma, vi ricordate il pillager? Beh, possiamo fare la stessa identica cosa con lui. Già, già, possiamo renderlo innocuo. Vieni qui, dai. Vieni, seguimi, sono qua sotto. Comunque non farà neanche tanto male, per fortuna. Cioè, grazie alla mia bellissima armatura. Però, certo, magari non vuoi che mi butti giù. Ok, seguimi, ragazzi. Semplice come bere un bicchiere di lava. Che in realtà è semplice. Però lo puoi bere soltanto una volta nella vita e basta. È una cosa più unica che rara. Ah, sì, vuoi... Aia. Beh, sì, visto che... Guarda quanti ne spawnano. Comunque, in live andremo anche poi alla ricerca delle teste del Wither, ciurma. Per fare prossimamente i... sto morendo. Aia. Ok, ragazzi. Dovrebbe salire per di qua. Ecco qua. Vieni nel portale. Dentro il portale. Stuck. Raga. Semplicissimo. Va che robetta. Mamma mia. Siamo bravissimi oggi, raga. Siamo troppo bravi. Eccoci qua. Ciao, Piglins. Benvenuto nell'Overworld. Seguimi. No, raga. Cosa? Raga, ma io dico, perché? Perché lava tutto liscio? Non c'erano problemi né niente. Perché? Perché? Artù, perché? Chi la sapeva sta cosa? Mi ammazzo con la pala ora. Mi volta sempre la solita storia. Vuoi fare una cosa? Sempre così. Sempre. Incredibile. Io me ne vado, basta. Oh, l'ho fatto malissimo. 3 hours later. Bene, ciurma. Rieccoci qua. Torniamo un attimo nel Nether. E vedo se è tornato a essere un Piglins. Non lo so. No, eccolo qua. Raga, ma chi la sapeva questa cosa? Chi cavolo la sapeva? Tu Gast non la sapevi, perché non me l'hai detto tu Gast, eh? Bene, ciurma, a questo punto vuol dire che porteremo uno dentro questa fortezza e gli faremo la casetta qua dentro. Basta. È deciso. Ma noi oggi avremo il nostro Piglins amico, che eri tu. Ah, ma che cazzo! Oh, fra, ma sei pazzo? Ma che cos'è? Five Nights at Freddy's. Che cacchio è? Oh. Ma te ne via pure tu, basta. Regà. Ehi là, Piglins, vieni qui. Bravo, bravo, bravissimo. Bravissimo, perfetto. Ciao, ragazzi, abbiamo intrappolato il nostro Piglins. Adesso non manca che, naturalmente, farsi un attimo targhettare, eccetera, eccetera, per fargli, diciamo, rompere tutta la balestra. Prima che stiamo morendo. Quindi, sì. Sì, dobbiamo trovare un target apposta per lui. Ma intanto lo chiudiamo.
Ok, sì, va bene, Pickles, tranquillo. Ok. Rimettiamoci, ragazzi, un attimo. Ma se ci mettiamo tipo un caschetto d'oro, ci attacca? Ragazzi, anche con un peso di armatura non ci attacca. Ma adesso quindi dovrebbe tradare tranquillamente con noi. Vediamo. Ecco qua. Raga, abbiamo il nostro Piglins trade. Quindi giuro, adesso vi ricordo di scrivere qua sotto nei commenti un nome da dargli. Lo torniamo nel Nether. Sarà un altro buon proposito per fare un hub nel Nether questo. Comunque devo dire che i trade non sono veramente male. Cioè danno enderpearl, danno un sacco di cose abbastanza utili anche. Come la flint pure. GG, GG. Mi piace. 4 nether brick. Beh, ci siamo in una fortezza nether brick. Non è che siano tanto utili, però. Ok. Ciurma, torniamo nell'overworld e vi dico ormai le ultime cose su questo snapshot. Allora, intanto... Oh, ma che cavolo, ma sei tornato. Ma che cavolo. Ma io non lo so, Ciurma, io non lo so. Io non lo so. Io l'ho morto. Non lo so. Intanto alcuni dei bug che avevo detto nel video sui bug della 1.16, Ciurma, li hanno risolti. Alcuni dei quali, molti hanno scritto nei commenti che erano delle features, erano diciamo delle cose fatte di proposito per quei blocchi, e invece no. Diciamo che questa volta avevo ragione io. Infatti adesso si può fare anche il beacon block. Si può fare anche il beacon con la netherite. Troppo dispendioso, ma ok. Si può usare il brick di netherite per alimentare il beacon. Se volete flexare la netherite, potete farlo, ma ok. E un'altra cosa adesso voglio farvi vedere, di la verità, sta appunto nel Nether di nuovo. Quindi torniamo un attimo, ragazzi, nel Nether, perché c'è qualche messaggio strano anche nel changelog di questo snapshot. C'è scritto che i Piglins e gli Oglit dobbiamo considerare che non sono i nemici del Nether. Questo, Ciurma, cosa vuol dire? Vuol dire, ragazzi, nei prossimi snapshot potremmo avere degli altri nemici all'interno del Nether. Un'altra cosa poi comunque carina, ragazzi, e che noi possiamo fidare i maialotti del Nether. Eccolo qua, possiamo dare ai ragazzi un fungo, fare i cuoricini, ma ci attacco lo stesso. Ok, va bene. Sì, molte volte si attaccano tra di loro. Già, diciamo che pian piano sta regnando il caos nel Nether. Questa cosa è veramente bellissima. Bene, Ciurma, bene o male, diciamo, questo snapshot è quasi tutto. Nei prossimi video faremo anche qualcos'altro appunto inerente a questo snapshot. E chissà se settimana prossima uscirà anche uno snapshot nuovo. Comunque, Ciurma, dal vostro capitano e nel nuovo Nether dello snapshot 20V07A è tutto. Vi invito ancora ad iscrivervi al canale per non perdere nessun altro mio video, supportando ancora questa serie con un mega mi piace. Noi ci becchiamo questa sera in live, vi ricordo, con la Rush verso il drago, con voi sopra questo snapshot. Ho paura. Ciao a tutti.